Xiaomi nel 2021 riparte da qui con un evento Redmi dove ha annunciato alcuni dispositivi dell'ecosistema come il Mi Smart Clock, davvero interessante perché integra anche la Chromecast, quindi diciamo che diventa un po' un hub per il controllo dell'IoT in casa, prezzo 59 euro, quindi non vedo l'ora di provarlo, oltre a una videocamera di sicurezza 2K, anche questo è interessante ma che vedremo più avanti. Poi sono stati annunciati anche due smartphone, Redmi Note 9T di cui adesso vi parlo e che sto provando da qualche giorno, e anche Redmi 9T, uno smartphone leggermente più votato sul comparto fotografico, anche lui ovviamente di fascia economica. Ma iniziamo a vedere questo smartphone che punta tantissimo sulla connettività e lo vedete anche da questa scritta qui in basso. Iniziamo. Quest'anno dunque si preannuncia un po', diciamo, 5G centrico, perché arriva questa connettività finalmente anche sulla fascia bassa in maniera un po' più predominante, dato che parliamo di questo prodotto che è di fascia economica sotto i 300 euro. Ma partiamo dall'estetica, con questa cover zigrinata sul retro, piacevole al tatto, tra l'altro aiuta anche il grip per l'ergonomia ad una mano, ma al tempo stesso si sporca anche molto facilmente, a dispetto invece del display che sì, un po' si sporca, però non così tanto come ad esempio il Poco M2 che non aveva assolutamente alcun trattamento oleofobico. Display che da 6,53 pollici con risoluzione Full HD Plus e refresh rate purtroppo standard 60 Hz, e tecnologia LCD IPS. Ecco, è il classico display di Redmi di fascia 200-300 euro, quindi senza infamia, senza lode, un buon display ma non così tanto da far gridare al miracolo. Ecco, su questo aspetto io mi aspettavo qualcosa di più, diciamo un'evoluzione del brand Redmi che magari puntasse su qualche OLED di buona qualità, invece niente, rimaniamo un po' sul livello del Redmi Note 9 Pro. Un display che comunque permette la riproduzione ovviamente di film e contenuti multimediali, e proprio su questo aspetto questo smartphone punta un po', perché abbiamo un effetto stereo garantito da due speaker, uno sulla parte inferiore e uno sulla parte superiore, sulla capsula auricolare, e quindi diciamo che lui è indicato per chi vuole vedere contenuti multimediali come ad esempio dei film su Netflix. Chiaro, la qualità audio non è eccellente, però ecco, su smartphone di questa fascia di prezzo è una caratteristica chiave in questo senso, perché è difficile da trovare. Interessante che sulla parte inferiore c'è la porta audio a 3,5 mm, mentre sulla parte superiore il trasmettitore infrarossi. E qui mi addentro un po' sul discorso riguardo la connettività, dove lui punta davvero tantissimo. Infatti abbiamo connettività 5G garantita dal processore, dal SoC MediaTek Dimensity 800U, un processore recente che è disponibile solo su pochissimi altri smartphone, Realme 7 5G, ma poi ve ne parlo verso la fine del video, e che garantisce la possibilità di utilizzare contemporaneamente due SIM entrambe connesse al 5G. Caratteristica anche questa davvero unica, perché ad esempio lo Snapdragon 765G non ha appunto questa funzionalità. Lì potete utilizzare solo una SIM in 5G e l'altra invece in 4G. Poi il dotato di connettività NFC per i pagamenti digitali, Bluetooth 5.2, Wi-Fi dual band e tutto il resto. Riguardo la connettività di rete mobile, però ecco un aspetto chiave che lui prende molto bene, io lo diciamo paragono a S20 Ultra 5G, che se vi ricordate l'anno scorso l'ho definito uno dei migliori per ricezione. Ecco, lui è praticamente allo stesso livello, perché riesce a prendere la rete anche in luoghi molto molto difficili. E allora parliamo un po' di questo processore, il Dimensity 800U di MediaTek, che non mi ha fatto impazzire dal punto di vista delle performance. Lato tecnico e riguardo i benchmark è leggermente superiore rispetto allo Snapdragon 765G, ma nella realtà mi sembra molto un diesel, cioè praticamente una volta che avviate lo smartphone o avviate una nuova app, ecco, ci mette qualche secondo in più a ingranare, ma poi riesce a offrire quelle performance che appunto ci si aspetterebbe da questo processore. Quindi ecco, un po' lento all'inizio, però poi una volta ingranato inizia a dare dei buoni risultati, e quindi anche in gaming lui riesce a offrire una buona esperienza d'uso, appunto al netto dei primi secondi di avvio dell'applicazione. Però potrebbe anche essere semplicemente una poca ottimizzazione lato software, e quindi poi in futuro con qualche aggiornamento si potrebbe andare a intervenire appunto su questo aspetto. E proprio lato software, qui abbiamo Android 10 con interfaccia MIUI 12, una delle ultime, non proprio l'ultimissima ma una delle ultime.
un software completo, ricco di funzionalità, l'abbiamo visto in tantissimi video, tra l'altro ve ne lascio uno linkato in descrizione, un focus approfondito sulle varie nuove funzionalità della MIUI 12, è ricca e completa anche qui di funzionalità. Nelle impostazioni abbiamo nelle funzioni, diciamo, aggiuntive, le speciali, il turbo videogiochi, gli strumenti video, le finestre a comparsa, quindi possiamo aprire le applicazioni direttamente dal Task Manager, ad esempio tenendo premuta sull'applicazione, decidere di aprirla in finestra e poi qui rispondere eventualmente a un messaggio, oppure chiudere l'app o pinnarla in uno degli angoli. Insomma, tutte le varie funzionalità che, se avete avuto oppure avete visto diversi video sul mondo MIUI 12 e Xiaomi, sicuramente conoscerete. Sulla home screen abbiamo Discover sulla sinistra, oppure possiamo anche decidere di avere le app nel drawer delle applicazioni oppure averle tutte sulla home screen, o ancora all'interno delle impostazioni andare in batteria per attivare tutte le varie modalità di risparmio energetico o avere le statistiche di utilizzo. E proprio riguardo la batteria, 5000 mAh con ricarica rapida 18W, che okay, non rapidissima, però comunque, diciamo, permette di caricare lo smartphone in più o meno 2 ore, 2 ore e mezza, con tra l'altro il caricabatteria in confezione che è da 22,5 W. Riguardo all'utilizzo, ecco, permette di andarlo a stressare fino a 2 giorni interi, quindi assolutamente supporta 2 giornate di lavoro con tra le 6 e le 8 ore di display acceso, per l'appunto. Quindi questo risultato anche sotto connettività 5G, che dovrebbe, diciamo, teoricamente consumare forse un po' di più, e invece qua si comporta ottimamente, quindi da questo punto di vista assolutamente promosso. Dove però Redmi Note 9T non punta tantissimo è sul comparto fotografico, la cui principale mancanza è l'assenza di una fotocamera ultra grandangolare, che secondo me ci poteva stare benissimo, ma Xiaomi ha deciso di no. E direi anche vabbè, nel senso che di alternative sul mercato ce ne sono davvero tantissime al riguardo. Comunque abbiamo un sensore da 48 megapixel principale, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro anch'esso da 2 megapixel con fuoco fisso. Il sensore principale comunque non è assolutamente male, vedete qui alcuni scatti in ambienti ben illuminati, soprattutto da il massimo della resa, e in ambienti, diciamo, in notturna comunque non si comporta malissimo. Se notate, davvero è pochissimo il rumore in queste foto in notturna, mentre il sensore macro ovviamente presenta davvero molto rumore e secondo me è un po' inutile come fotocamera, poteva essere facilmente soppiantata da una ultra grandangolare. Mi ha sorpreso molto invece lato video, dove può registrare in Full HD a 30 fps o 60 fps, oppure in 4K a 30 fps, ma la cosa degna di nota è la stabilizzazione dell'immagine. Vedete, qui mi stavo muovendo, camminando, e comunque la stabilizzazione è davvero molto molto ottima. Non fedelissima la precisione dei colori, e così anche sulla fotocamera selfie, che riproduce un buon skin tone, però ecco, lato colori non mi ha fatto impazzire. Ah, è una chicca, l'HDR anche su questo smartphone continua a disattivarsi ogni qualvolta andate a chiudere l'applicazione fotocamera, quindi ricordatevi all'apertura di riselezionare la modalità automatica. Bene, Redmi Note 9T 5G disponibile dal 25 di gennaio al prezzo di 269€ sul Mi Store online e su e Amazon, in promo lancio i primi 2 giorni a 239€. Ed ecco, sotto questo prezzo io mi sento di consigliare questo smartphone, soprattutto per chi cerca un prodotto votato alla connettività, alla ricezione e quindi anche al supporto completo del 5G in dual SIM, anche se so benissimo che non è così diffuso e quindi magari potrebbe essere appunto più consigliabile più in là nel tempo, anche perché di alternative sul mercato ce ne sono tantissime, sia in casa Xiaomi, sia in casa Redmi, sia in casa Poco, sia in casa Realme, che ha presentato poco tempo fa il Realme 7 5G, con cui condivide lo stesso processore ma ha anche qualcosa in più, ad esempio il display ad alto refresh rate ben 120Hz e prezzo più o meno in linea. Insomma, valutate voi in base a cosa puntare, anche perché sempre il Realme 7 ha anche la ultra grandangolare come fotocamera, quindi un altro aspetto aggiuntivo. Ponderate bene le vostre scelte e ovviamente valutate se acquistare lui oppure l'altro, oppure tutta la marea di smartphone disponibili che abbiamo visto l'anno scorso. Date un occhio a Top Smartphone per farvi un po' un'idea dei migliori da acquistare su questa
fascia di prezzo. Attenzione anche che arriverà la variante da 128 GB, questa con memoria UFS 2.2, invece la variante 64 GB ha memoria UFS 2.1. Piccola differenza, però ecco, degna di nota. Ma per questo video era tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale perché arriveranno tantissimi altri video, e iscrivetevi anche al nostro secondo canale, Tutto Tech, per non perdervi i video sulla tecnologia. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.